i motivi familiari. La deputata Centemero ha facoltà di illustrare la sua interrogazione ed ha un minuto. Grazie signor Presidente. L'interrogazione, come è stato sottolineato, riguarda il piano straordinario di mobilità previsto dalla legge 107 del 2013. La forte immissione in ruolo che è avvenuta quest'anno dà adito appunto a questo piano straordinario di mobilità. È stato appena firmato quello che è un contratto appunto nazionale. Noi chiediamo quali provvedimenti vengano assunti dal Ministro. Innanzitutto per salvaguardare la continuità didattica dei nostri studenti, poi per ristabilire priorità in merito a tutte le fasi del piano straordinario di assunzione, in modo particolare per quanto riguarda la mobilità della fase B e poi soprattutto sull'utilizzo che verrà fatto sia diciamo, dei provvedimenti di utilizzo di assegnazione provvisoria per permettere a quei docenti che hanno assunto incarico a tempo indeterminato lontano dalle famiglie di potersi riavvicinare alle proprie famiglie. Per questo è uno dei temi cruciali, uno dei temi sensibili per molti docenti. Grazie collega Centemero, adesso la ministra Giannini, prego, a 3 minuti. Grazie signor Presidente. Io parto, onorevole Centemero, in questa complessità importante e fondamentale dell'applicazione del comma 108 che riguarda la mobilità della legge 107-2015, la buona scuola non 2013, naturalmente, da un dato politico. Il dato politico è che l'accordo che è stato siglato e trovato con le forze sindacali del comparto scuola lo scorso 10 febbraio è un punto di partenza, un punto di arrivo molto importante perché consente di completare l'applicazione della legge su questo punto delicato in cui è necessario, come lei ha in parte e implicitamente riferito, un equilibrio tra le esigenze delle diverse tipologie di docenti assunti, che sono legittime, che naturalmente ci impegniamo e ci siamo impegnati, soprattutto grazie a questa ultima fase, a rispettare, e il funzionamento regolare, il più possibile efficiente, sempre più efficiente della scuola italiana. Faccio riferimento comunque alle linee che la legge molto chiaramente descrive per questo punto, quello della mobilità. Le riassumo in 3 punti che sono la indicazione dell'ordine di priorità che va seguito per decidere quali docenti potranno spostarsi e dove, e questa è un'indicazione molto precisa che non riassumo nel dettaglio ma che ci è nota e deriva direttamente dal dettato della legge. Poi il tema della sequenza relativa alle graduatorie di merito e alle graduatorie ad esaurimento, e rispetto a questo punto mi preme sottolineare che l'intesa raggiunta consente anche ai docenti delle graduatorie di merito di chiedere un riavvicinamento, e questo era appunto il quesito più specifico che l'onorevole Centemero poneva. Infine, per quello che riguarda i docenti assunti nelle fasi 0 e nelle fasi A del piano di assunzione, anche qui voglio ricordare che sono stati assunti nella propria provincia e che quindi potremo adesso consentire anche a loro di fare una domanda di mobilità. Quindi anche per questa, diciamo, diversa categoria c'è un'attenzione particolare che consentirà di mantenere l'equilibrio tra il buon funzionamento e le differenti condizioni di partenza dei singoli docenti. Un altro tema che l'onorevole non ha citato nell'esposizione orale ma che è contenuta nell'interrogazione, mi preme recuperarlo, riguarda la complessità della gestione di questa fase in carico agli uffici scolastici regionali, e voglio ricordare che a questo riguardo tutte le istanze di mobilità sono state automatizzate, quindi questo è lo strumento, insieme naturalmente a un complesso lavoro di sostegno che il Ministero sta facendo giorno dopo giorno, che ci garantisce l'efficienza, ci garantisce anche la sostenibilità di questo strumento. Quindi mi sembra che sia sul piano squisitamente amministrativo, cioè l'applicazione del comma specifico della legge, sia sul piano del risultato politico, la possibilità di trovare un equilibrio tra queste due istanze, quelle delle singole tipologie di docenti e quella invece del funzionamento, che è quello che ci preme, concludo subito Presidente, della scuola, si sia un punto, di soddisfazione, condivisa. La ringrazio, ha facoltà di replicare la collega Centemero che ha 2 minuti, prego. Grazie Presidente. Beh, innanzitutto
Voglio sottolineare che per noi di Forza Italia la scuola è una cosa seria perché riguarda appunto studenti, studentesse e famiglie e che non vogliamo fare di un tema così delicato come quello della scuola e come quello della mobilità dei docenti uno strumento per le campagne elettorali e non vogliamo utilizzarlo appunto in modo demagogico e strumentale. Questo è il primo punto. È chiaro che la risposta che lei ha dato non ci soddisfa, nel senso che è talmente complesso il sistema a cui siamo di fronte quest'anno che trovare un equilibrio tra quelle che sono le esigenze appunto di funzionalità della scuola e di continuità didattica per i nostri studenti e dall'altra parte le esigenze familiari